Salve a tutti gli amici di Campania nel pallone, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove tra circa 40 minuti ci sarà il fischio d'inizio di Napoli-Juventus. Gara valevole per la 27esima giornata di Serie A e per la quale si preannuncia un Maradona gremito in ogni ordine di posto e pronto a spingere gli azzurri in una partita che può valere davvero tantissimo. Dopo aver demolito il Sassuolo con un roboante 6-1, ritrovando la vittoria e convincendo appieno, forse per la prima volta in assoluto nell'arco di questa stagione, l'imperativo per il Napoli è dare continuità ai segnali importanti lasciati dalla gara di Reggio Emilia dello scorso mercoledì. Quella fornita dagli azzurri al Mapei Stadium è stata una prestazione brillante dal punto di vista sia individuale che del collettivo. È infatti balzata all'occhio l'attuazione di principi di gioco tanto cari all'intero ambiente partenopeo, la qualcosa ha generato un dolce tuffo nel passato. A tratti è sembrato davvero di rivedere i codici del calcio relazionale di Luciano Spalletti, attraverso i quali questa squadra nella passata stagione ha incantato in Italia e in Europa, ma è chiaro poi che quanto accaduto in quel di Reggio Emilia va preso con le pinze, perché oltre ai meriti del Napoli c'è stata sicuramente la complicità di un avversario in grande difficoltà. Per togliersi definitivamente la polvere d'addosso servono conferme, e l'impressione è che per cambiare rotta e dare uno slancio deciso alle ambizioni di rimonta Champions ci sia bisogno di un exploit in un big match come quello di questa sera. Il Napoli nel corso di questa stagione ha vinto soltanto uno scontro diretto, vale a dire quello di Bergamo, disputato lo scorso novembre contro l'Atalanta, ed è dunque giunto il momento di tornare ad ottenere il bottino pieno contro una big, in modo da poter innescare il definitivo click mentale, il conseguente ritrovamento di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Da pochi istanti sono state rese note le scelte ufficiali di Francesco Calzona, che tutto sommato ha confermato quelle che erano le previsioni della vigilia. Tra i pali ci sarà Alex Meret. Nel quartetto difensivo sono stati attuati i due cambi rispetto alla formazione schierata lo scorso mercoledì contro il Sassuolo. Infatti c'è Juan Jesus nella coppia centrale al fianco di Amir Rahmani e Mattias Oliveira ad agire sulla fascia sinistra. Dunque le due variazioni sono Juan Jesus per Østigard ed Oliveira per Mario Rui, mentre la corsia di destra verrà ovviamente occupata da capitan Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo confermato il trio visto contro il Sassuolo, con Anguissa e Traoré nella posizione di mezzali e Lobotka in cabina di regia. Tutto invariato anche in attacco, ed infatti vedremo il tridente con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Victor Osimhen. Di fronte questa sera ci sarà una Juventus seconda in classifica a quota 57 punti. Se fino a qualche settimana fa i bianconeri pensavano di poter lottare fino alla fine del campionato per lo scudetto, adesso hanno di fatto visto sfumare le proprie ambizioni tricolore, considerato che prima della vittoria in extremis della scorsa settimana contro il Frosinone la Juventus aveva guadagnato appena due punti nelle precedenti quattro partite. Però ovviamente si tratta di una sfida molto delicata contro una squadra comunque sempre molto complicata da affrontare da un punto di vista tattico,
l'obiettivo per il Napoli dovrà essere quello di mantenere un certo equilibrio tra le due fasi, cercando di dare ritmo al proprio palleggio in modo da scardinare il presumibile blocco difensivo basso degli avversari e di evitare comunque che la Juventus riesca a rendersi pericolosa in ripartenza. Detto questo, è al momento tutto qui dallo stadio Diego Armando Maradona. Noi ci ritroviamo nel post gara sperando di poter commentare una vittoria azzurra.